poi dare due indicazioni su quello che potrebbe essere il programma, visto che abbiamo già fatto una prima esperienza, più o meno basandoci su quella. Non me lo ricordo più. Noi abbiamo fatto praticamente a novembre quattro giornate, lo so che scherzi, sul bilanciamento che abbiamo voluto chiamare contemporaneo. Perché, ad esempio? Perché la contemporaneità non è la modernità, no? È quello che stiamo vivendo in questo momento. La contemporaneità è questa. Cosa ci viene, che tipo di informazioni che abbiamo, eccetera. Giustamente Roberto prima diceva c'è anche la tecnologia di fare il prodotto. Come vedete le macchine oggi hanno una serie di programmazioni. Che è bene conoscerle, però è altrettanto bene che la macchina non deve ragionare a costo nostro. Se tecnologicamente io ho bisogno di fare un ragionamento da dire di questo tipo, l'artigiano sostanzialmente non deve solamente soddisfarsi della propria passione, quindi lavorare tanto che è contento, eccetera. La contemporaneità è anche quella di avere un bilancio d'azienda fatto bene. Ci sto dentro, sto guadagnando. Quindi non posso pensare che vendo il mio prodotto, penso di prendere 20 euro al chilo, faccio un esempio, e nella realtà me ne realizzo 15 o 14. Quindi devo ragionare sulle metodologie sia di produzione e sia di, diciamo, acquisizione delle materie prime. Quindi se voglio avere più over o meno aria nel gelato, appunto, devo sapere da dove viene, ma devo sapere anche che la macchina tecnologicamente mi permette questo. Per farvi un esempio, la vecchia macchina a pala non aveva tanta aria, il gelato era bello pesante, perché stava lì tanto tempo, i grassi si destrutturavano, l'aria se ne andava, e oggi quel tipo di resa lì dobbiamo controllarlo. Ecco, l'aspetto informativo oggi contemporaneamente è proprio quello di dire utilizzo le materie prime anche le importanti, nel senso che non è solo il costo che fa la materia prima, è la comparazione tra queste e capirne la resa e applicarla alle macchine che abbiamo, perché siamo noi che dobbiamo fare le ricette sulle nostre macchine, non è che dobbiamo cambiare la macchina ogni anno, mi spiego. Quindi se abbiamo anche una macchina di vecchia data, dobbiamo essere in grado di costruire la ricetta per quella macchina lì e comprendere i meccanismi. Questo è un'esigenza contemporanea, un'esigenza anche di allora, però adesso i tempi, come sapete, energia, costi di materie prime, eccetera, siamo pressati molto da queste cose, quindi l'attenzione deve essere massima su questo. Ecco che il ragionamento sulle materie prime e il resto è in primis, ovvio c'è anche la nostra passione, se vogliamo, perché il nostro lavoro deve anche renderci, ma renderci non solo i soldi, ma anche in soddisfazione di quello che stiamo facendo, questi due tipi di mercato. Il gelato, diciamo, a parte quello industriale, che non è il nostro caso di parlarne, quello commerciale, gusti classicissimi, ma insieme può essere anche un tocco di personalizzazione su questo. Il tutto personalizzato credo che sia difficile da sostenere, a meno che non si abbia una clientela già acquisita, ma una componente di personalizzazione particolare, formulazione, oggi credo che sia necessario, credo, dopo è opinabile, ci mancherebbe altro. La contemporaneità sulla corsistica è proprio questa, comprendere questi meccanismi. Sì, perché spesso si danno per scontate certe cose che magari sono la base, no, di una conoscenza, ma che non ha poi alla fine un riscontro sui problemi che uno ha, perché noi partiamo naturalmente da quello che è la storia della produzione del gelato ci ha insegnato, quindi è chiaro, si parla di un bilanciamento degli zuccheri, un bilanciamento dei grassi, dei solidi, eccetera, però spesso, ad esempio, come impariamo anche da questo corso, ci sono delle sostanze che noi interpretiamo in un certo modo, ma che poi
inspiegabilmente si comportano in un altro, perché se parliamo di zuccheri in generale e mettiamo all'interno degli zuccheri destrosio, saccarosio, sciroppi di glucosio diverso di E, tutti nella stessa famiglia, come se si comportassero tutti allo stesso modo, possiamo poi in realtà scontrarci con delle problematiche che, seguendo questa semplice classificazione, non sono spiegabili, non sono controllabili. E qui entra in gioco tutta una complessità di cose che poi chiaramente durante il corso andremo a dipanare, andremo a vedere. Così come tutti i grassi non sono uguali, che hanno delle caratteristiche che poi tecnicamente, strutturalmente, ci danno dei risultati diversi a seconda di come le utilizziamo, di come li combiniamo anche fra di loro. Però questo qui è un po' il discorso del corso, non volevo dilungarmi troppo su questo.